La cosa più bella di questo coro sono le tante occasioni che ti dà, ad esempio i viaggi, di anche visitare dei posti bellissimi come San Pietro, la Cappella Sistina e ad avere molte emozioni. Le tournée che facciamo, poi le celebrazioni con il Papa, che è un'esperienza unica che non capita a tutti i ragazzi di oggi. Ero tanto emozionato perché entrare in questa scuola per me era un onore, perché c'era mio fratello prima, no? La Cappella Musicale Pontificia, detta Sistina, è la più antica struttura corale esistente al mondo. I cantori presenti in Cappella Sistina provenivano da tutta Europa. In qualche modo oggi la Cappella Musicale Pontificia cerca di recepire questa dimensione di internazionalità. Questo disco che stiamo concludendo, abbiamo registrato a Pape Marcelli i mottetti principali di Palestrina col tema della misericordia, la compagine corale, sia da parte dei bambini che da parte degli adulti, ha una dimensione internazionale. Sono l'unico polacco nella storia di quasi 600 anni della Cappella Sistina, quindi un piccolo privilegio e mi sento molto, diciamo, onorato. It's a wonderful experience to be here. It's the most extraordinary building, and to sing music which was written for this building, in this building, is an inspiring experience. Io vengo dal Venezuela, sono arrivato nel 2003. Io ho fatto parte del coro dello Stato del Perù per più o meno 8 anni, quindi continuare questa esperienza, ma a questo livello, è stato veramente bello, come vincere la lotteria. Entrato qui mi accorgo che ogni giorno comunque imparo sempre qualcosa in più, è un'esperienza formativa anche per me, oltre che essere di sicuro un'esperienza unica al mondo. Papa Francesco non soltanto è a conoscenza del fatto che sono stati registrati alcuni pezzi importanti nella Cappella Sistina, dalla Cappella Sistina, ma appoggia totalmente questa apertura d'una parte e d'altra parte è anche un riconoscimento. La Deutsche Grammophon non è un'organizzazione qualsiasi nel mondo della musica, ma è una delle case più grandi. E perciò anche per la Cappella Sistina e con la Cappella Sistina anche per il Vaticano, per la Chiesa Cattolica, è un riconoscimento molto importante.